Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo ritornati anche con Castle Crashers, che l'abbiamo lasciato in disparte per molto tempo. Il motivo ve l'ho detto già in Monteblend, è inutile ripeterlo, per chi non lo sa andasse a vedere quell'episodio così capirà perché ho lasciato sia questa serie e altre serie in disparte per tutto questo tempo. Ma finalmente siamo ritornati anche con questa serie, che ho visto che è piaciuta a molte persone, è piaciuta. E per chi non è iscritto alla pagina Facebook dovrebbe farlo, perché lì comunque ci saranno, c'è più movimento, cioè se c'è un problema lo scrivo maggior parte lì, per evitare di fare video che sono lunghi tipo due minuti per dire due stronzate, quindi è inutile, e le scrivo lì se c'è un problema stupido. Per quanto riguarda le cose più lunghe, tipo non so, devo spiegarvi il problema perché per un mese non registrerò, allora dovrò fare un video, è un altro discorso. Comunque riprendiamo con questa serie, che ci siamo fermati al boss barbaro, che l'abbiamo sconfitto ovviamente salvando la principessa. Ora dovremmo scegliere dove andare, o verso sopra all'entrata della foresta o verso destra alla banchina. Io direi di andare verso sopra l'entrata della foresta, non so cosa ci sia di qui, nemmeno sopra, perché ci ho giocato, ma quel tempo che ci giocai ci ho giocato veramente pochissimo. Comunque andiamo verso sopra all'entrata della foresta. Ok. Ma allora, dobbiamo... Non mi ricordo che abilità è questa persona. Ah, se non mi sbaglio è fulmine. Solo che non uso mai magie. La maggior parte uso sempre le mosse. Cioè, gli attacchi normali. Perché non so, le magie non so principalmente come si usano. Cioè, dovrei vedere i tasti. Però, anche se li conoscessi, evito. Cazzo, volevo prendere il draghetto. Chi cazzo è quello? Un principe? Forse è un altro nemico importante. Vabbè, comunque andiamo avanti. Cerchiamo. I danni che fa questo coso gigante sono assurdi. E guarda qua, i pugni. Basta. Che cavolo. Guarda lì, non si fa. Cioè, mi sta rompendo il culo, mi ha dato un sacco di vita. Non muore nemmeno, è immortale. Cioè, questo è un bot. Oh minchia, sono salito a livello 6 e ho recuperato tutta la vita. E l'ho ucciso finalmente a qualcosa. Ok, così. Bello il draghetto, guarda com'è figo. Non lo prendete, brutti bastardi. Ecco, okay, l'ho preso io, di nuovo. Come cazzo? Questi all'improvviso sono diventati Gesù. Nello scorso episodio mi ricordo che erano tutti stupidi sti cosi qua, i soldati dei barbari. Che poi sconfitto il barbaro non dovrebbero non esserci più. Però vabbè. O se mi sbaglio, che ho trovato? Doran Red, informazioni sulle armi. Là, vabbè, è un'ascia, però non so come si chiama principalmente quest'anno. Però vabbè, andiamo avanti. Forse è migliore di quella lì. Spero. E non ho buttato un'arma buona per questo coso. Minchia. I grandi arcieri, mi dicevano. Questa serie la riprenderò con calma, cioè ci farò un sacco di gameplay. Cioè, appena posterò questo video, comunque gli altri giorni sicuramente ci sarà questo gioco. Almeno una volta a settimana un episodio ne uscirà. Quindi se potrebbe uscire anche due o tre episodi in una settimana, dipende dal tempo o dalla voglia che ho. Che ovviamente dipende anche dalla voglia. Cioè, non dico che mi scoccia di giocare a questo gioco, che mi piace tanto, però dico nel senso, registrare consecutivamente la stessa serie è un po' scocciante. Cioè, vedo più divertente fare più serie. E tipo cambi ogni giorno, fai un gameplay diverso dall'altro. Però vabbè, non si sa mai. Dipende dalla voglia, ve lo ripeto la stessa cosa. C'è qualcosa qui dietro? C'è tipo una canzone. Cosa ho trovato? Un animale di compagnia. Da come ho capito. Credo. Penso che sia raccoglitore di vita. Questo animaletto. Come cazzo sono brutte? Guarda che ci penso, sono bruttissime le principesse con quei occhioni di... Cazzo. Ho visto Finocchio, non è che sono cieco. Ok, ammazziamo questo bastardo che si è nascosto ben bene. La moneta d'oro è mia. Ok, presa. Ok, ma stavo dicendo, a parte questa serie, che cazzo? Avete visto? Che cazzo? Fatality. Ed è anche morto, giustamente, nella sua merda. Le cose belle mi dicevano. Passiamo avanti e tralasciamo stare questa cosa. Che cazzo? Mi sono cagato sotto. Vabbè, dai.
abbiamo almeno un animaletto di compagnia che ogni volta che trova vita me la dà. Porco Giuda, quanto odio gli arcieri che sono rompipalle proprio. Finocchio di merda. Finocchio di... Guarda, quello è quello, è questo con la... Siamo seri? Non sono una palla, brutti bastardi. Guarda che bastardi. Vite, pezzi di merda. Ok, scusate la mia volgarità, ma ogni tanto ci vuole. E voi bambini a casa non ripetete. Wow, il martello gigante. Mamma mia, mi piace. Già mi piace quest'arma. E fa un sacco di danni, minchia. Fa più danni delle altre armi. Fa tipo 9. Le altre fanno scemo, no. Arco Giuda! Sti arcieri di merda. Ti giuro mi sto incazzando. Guarda, che finocchi! No, ti giuro mi sto... Ok, così facciamo prima. Basta che corriamo. Ah, devi farmi fesso. Basta. Questo me l'ha fatto, però. Ehi, calma! Basta. Starcili. Oh, bastardo. Finocchio. Muori. Uccello di merda, vai a prendere la vita. Oddio mio, mi sto incazzando. Porco. Ammazzo, bastardo. Ti giuro mi stanno sulle palle quelli con gli orchi adesso. Che cazzo. Ok. Dopo di questa posso tornare. Possiamo anche finire qui il gameplay. Secondo me è meglio. Fermiamolo qui. Vi giuro che è veramente meglio. Che cazzo, quello è un altro animale. Che cazzo. No, ci muoio. Ti giuro ora ci muoio. No, per favore, non mi ammazzate. L'acqua mi rallenta. Ecco che cazzo era che mi rallenta. Sono morto. Vaffanculo. Ah, però ho avuto dei punti giustamente. Oh mio dio. Ah no, vabbè, siamo arrivati in questo punto. Quindi non è che siamo tornati. Ormai mi ricordo che... Finocchio di merda, che stavi qui. Ok, ammazziamo, togliamo questo ambiente davanti alle palle. Non ho messo le abilità, vabbè, dopo le metto. Cioè, non so perché, vabbè, questo ora cagherà come un matto. Riposa in pace, uccellino. Meno male che il mio non si caga sotto come gli altri. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Oro. Buono. Di nuovo me l'ha fatto, mi ha fatto cagare sotto quello. No, ti giuro Che c'è, Finocchio? Sai qua... Muori, maledetto. Vabbè, non dire che apriamo, credo che sia la stessa arma, okay. Aspetta, prima togliamo sti finocchi. Ah, che palle. Sì, è la stessa arma, quindi... Ma ti giuro mi stanno rompendo le palle. Ok. Ok. Oh. Ah. Basta. Mio Dio, che palle sta cosa. Ok. Ci riusciamo, ci possiamo riuscire. Quanto li odio, ti giuro, mi sta... Ma tutti stronzi. E guarda! Madonna! Oh. Ok, vabbè, questa volta sono rimorto di nuovo. Possiamo mettere le abilità. Ecco, Giuda, sono un rompimento di palle quelli. Ah, ti giuro, mi sto rompendo le palle. È già la terza volta che andiamo avanti così. Mi sto scocciando, ti giuro. Cioè, vi giuro che... Perfetto, possiamo andare avanti. Andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, bastardi. Ah, sono arrivato a livello 7 finalmente. Ah, ti giuro. Porco Giuda. Ah, mi ammazzo così. Mi ammazzo proprio male. Tutto stru... Ma perché non salta? Se io mi butto, buttati! Madonna. Ah, va bene adesso? Cioè, guarda come devo ammazzare la gente io. Allora, andiamo. Ah, che palle. Giuro, questo gioco lo sto odiando. Prima mi piaceva, adesso lo sto odiando a morte. Perché non è possibile che certa gente deve giocare con gli archi e deve morire per questi finocchi di merda. Giuda. Vai, mori di là. Oh, vedi? Ah, finalmente l'abbiamo uccisi quasi tutti. Ah, giuro, è una cosa assurda questi qui. Rompono proprio le palle. Ah, siamo finalmente andati avanti. Ah, dai, fai la cacca. Fai la cacca. Ok. Ok, andiamo avanti. Ah, qui l'acqua ti fa andare più lento. Cazzo serve a questo? Ah, ti fa andare più veloce, credo.
Cioè sull'acqua vai lo stesso veloce, come se fosse sulla terra. Però preferisco questo qui io. Almeno raccoglie le cose, che più. Oh mio Dio, che volo che ha fatto quello. Madonna, vi giuro, questi qui sono proprio stronzi, questi nemici. Ma ti giuro, sono proprio bastardi, ma con il cuore. Sono proprio belli stronzi. Lo vedi? E cioè, qui giù non potete usare l'arco? Ok, ho preso 23 di vita, vieni qui. Vieni qua. E cioè, non puoi fare niente con tuo arco? Da stronzo! Muori. E muori anche tu. Come cazzo ho fatto? L'ho messo là sopra di nuovo. Però va bene, andiamo qua. Ah, è morto. Come cazzo è morto? Va bene. Andiamo avanti comunque, non ce ne frega. Come sia morto. L'importante è andare avanti. Che cazzo sono sti cosi? Nuovi nemici, mi sa. Ok. Mi sa che allora l'esercito dei barbari è finito qui. Quindi ora ci saranno altri nemici e qualcosa di particolare, credo. C'è qualcuno qui? Non posso aprire lì. Mi piace di più questo. No, non si può aprire quella porta. Oh, è strano. Va bene, andiamo avanti. Ora ho una mazza, un pezzo di albero da combattere. Dalla spada sono finito. Pensavo che fosse questo il boss, ma non credo. Arco Giuda, tutti si cagano sotto in questo gioco, possibile mai? Tutti caga sotto. Siamo in un gameplay di merda. Dove vai, Finocchio? Questo è mio. Non ti permettere mai più di toccare il mio oro. Stronzo. Andiamo avanti. Questo che l'aveva vestiti, giustamente. È una buona casalinga. Ti tolgo la testa, maledetto. Perché scappano? Da cosa scappano, scusa? Che cacchio è? Oh mio Dio. Uno dei piccoli boss. Finalmente siamo arrivati a uno dei boss, credo. Spero. Ammazziamolo, non vi preoccupare. Ci riusciremo ad ammazzarlo. Dai, dai, perdi il tuo pelo. Ecco. Guarda qui quanti ne sono. Ah, forse questo è l'esercito di questo. Quindi alla fine non è chissà quanto. Dura poco. Giusto poco. Ah. Però è simpatico questo boss. Anche la canzoncina sotto è stupenda. Ah, ammazziamo. Allora, attenti, attenti. Ok. Quanti cazzo ne sono? Sono migliaia sono. Ah, ma li fa nascere questo. Dai, che siamo. Riusciremo a ucciderlo. Dai, quanti ne sono? Oh mio Dio. Ci vuole. Sono quasi livellato. Ah. Cioè, non ho livello. Sono quasi. Ho quasi livellato. Tutti gli animali che scappano. Un coniglio. Ma dai, no, questo è bellissimo, no. Dai, come si fa? Voglio andare su quello che caga. Ti giuro, se caga anche correndo qui è. Questo gameplay è fantastico. Quanto cazzo è grosso sto coso. No, voglio andare su quello che caga. Oddio, bellissimo. Ok, devo saltare. Ok, perfetto. Mi sa che non dobbiamo combattere questa volta. Quello che caga è bellissimo, ti giuro, è spettacolare mentre caga. Oh mio Dio. Andiamo, andiamo, possiamo farcela. Senza problemi. Però quando salta non caga, cioè finisce la sua smerdata veloce. Dai, attenti, attenti. Bellissimo. Non sembra difficile fino ad adesso. Speriamo che continui così. Quello che spara a merda è bellissimo. Perché non si muove nemmeno. Corre cagando, bellissimo. Giuro, è una cosa spettacolare questo gioco. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti, senza problemi. Dai, possiamo farcela, possiamo farcela. Questa cosa fa paura. Ma lì è proprio. Ci vuole distruggere. I suoi occhi e i suoi denti assetati di sangue. Ok, andiamo bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Olè. I nostri cari amici cervi. Sono i nostri grandi alleati. Dai.
Ah, abbiamo sbloccato anche un achievement. Bene ragazzi, credo che possiamo fermarci qui per il momento. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!